Ciao ragazzi, allora ti è appena arrivato il trampolino a casa tua, giusto? E lo tiri fuori e non vedi l'ora per saltare e ti metti la musica e dici non mi importa proprio di vedere un tutorial di Jill su YouTube o su nowjillcooper.it e salti. E ti posso garantire, tu lo fai così, molto rigido, provando facendo come i bambini a Luna Park a saltare verso alto. Sbagliato, ok? Perché non dobbiamo tenere le gambe dritte e non dobbiamo spingere con la punta del piede, perché questa potrebbe dare troppo decelerazione sulla zona cervicale e ti potrebbe accendere i muscoli molto velocemente dei vostri polpacci, perché crea acido lattico. Invece noi che cosa facciamo? I piedi rimangono principalmente piatti. Spingo verso basso perché la mia resistenza sta sotto di me. Qua sopra c'è 0 forze G, qua sotto sono circa 5 forze G e là dove mi interessa per tutta la questione metabolica. I piedi rimane principalmente piatto e spingo con le cosce. Lo so, all'inizio sembra un po' strano, ma dopo una lezione, 3 lezioni diventa tuo, ok? Ve lo garantisco, devi entrare in sintonia con il trampolino. E come andare in bicicletta per la prima volta, devi dare tempo al tuo corpo ad adattarsi ed a imparare il movimento nuovo. L'altra cosa che ti invito di fare è di non fare salti grandi, ok? Ma di sfiorare la stuoia, ok? Sfioro finché riesco a entrare in questo ritmo. E spingo, tiro. Io spingo, poi vedrai che il trampolino mi aiuta a saltare. Non è mi affosso, mi incasso, mi insacco e poi spero di ritornare su. No, il minuto che senti che la stuoia ti dà la spinta, qui tiri su il piede. Ma guarda i miei piedi, vedi che i miei piedi sono quasi piatti, ok? Essendo piatti, non fletto il piede e lavoro più di cosce, ok? L'altra cosa è premo, spingo giù, sto spingendo verso la stuoia, come stessi spingendo su bottoni, ok? L'altra cosa, per chi mi segue sui video, ogni batto di cazzo è una spinta. Pom 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 pom. Spingo, cambio. L'altra cosa è che noi lavoriamo multiple, cioè quando io dico 8 jumping jack, io comincio 8 battiti sulla stuoia e poi cambio, poi rimango 8 and 8, 7, 6, 5, 4, chiudo e 8. I piedi sono belli tranquilli, ok? Non dovete 4-4, non dovete correre, non dovete preoccupare, ok? Non dovete agitarvi, ok? Perché arriverà, il salto sarà il tuo, ma la cosa importante è di non saltare rigido, flettere le gambe, le spalle e la testa deve essere abbastanza fermo, è un gioco con i piedi piatti che spingono e si ritirano. Molti di voi mi avete chiesto anche l'ausilio di una barra di stabilizzazione che abbiamo, le usiamo con i bambini, però sono finiti in questo momento, adesso stiamo provando ancora di assortirli. Nel frattempo vi faccio vedere come utilizzare il trampolino così quando ti senti. Allora, un sgabello, il muro, una sedia, ok? Preso lo sgabello perché è abbastanza alto. Non devi stare appoggiato sullo sgabello, no. Un punto di riferimento, quando si senti magari qualcosa che non ti quadra. Potresti mettere uno sgabello da una parte e uno sgabello dall'altro e ti sente, diciamo, circondato da uno sostegno, o sgabello e il muro, perché comunque il nostro raggio di azione più o meno sta sulla stuoia stessa, ok? Anche per i bambini. L'altra cosa che potremmo fare, fammi vedere se ce l'ho, sì ce l'ho, bastone di scopa, ma questo è un po' più instabile, così la prendo, lo infilo tra la testa, la corno di bue e la stuoia, ok, così rimane da solo, ok, abbastanza da solo, e anche qui diventa un punto di riferimento. Di solito quello che abbiamo notato nella palestra con Super Jump è che entro 3 lezioni le tue sistemi propriocettive si adattano, si diventano molto sicure sul trampolino, che è la prima cosa sul trampolino, è che tante persone hanno timore per salire,
Ok, non avere timore, state tranquilla, non guardare la stuoia ma guarda di fronte a te, piuttosto riduci il raggio del movimento spingendo verso basso, piuttosto di guardare, ok? Questo è molto importante per la zona cervicale, per saltare bene. Per l'inizio potete utilizzare uno sostegno, ma ve le sconsiglio le barre di stabilizzazione in continuazione perché blocca tutto quello che è l'accelerazione metabolica dal punto di vista di tonificazione cellulare sulla parte superiore del corpo. Ecco perché non li consiglio, li ho, li uso con i bambini perché i bambini, essendo molto leggeri, fanno l'apostolo e i grandi, si spingono per salire in alto perché sono leggeri, la stuoia è molto robusta, sorregge fino a 150 kg, è normale che se tu non hai il peso specifico è difficile di farlo agitare o muovere per voi. E l'altra cosa che non mi piace è aggiungere attrezzi o spese aggiuntive dove io so che tu in 3-4 lezioni diventerai un super jump esperto, ma magari non esperto ma molto più sicuro sul trampolino. Così, buon allenamento, continuate a mandarmi le vostre domande e proverò di rispondervi il più possibile qui sui miei social per tenervi sempre in forma, allenati e sorridenti con Super Jump. Baci dalla Gina.